Oggi cucineremo una torta di mele con tutti questi ingredienti. Oggi faremo una torta di mele con cannella, perché siamo in autunno ed è la stagione delle mele. Ora assaggiamo una mela. Aspettate un attimo, queste mele non sono da mangiare così, le dobbiamo cucinare per fare una mela di cannella. Mettiamoci al forno. Allora, non dimentichiamo neanche le mele, perché sono l'ingrediente principale della ricetta di mia mamma, che si chiama torta di mele alla cannella. Sono per cucinare, mettiamoci al lavoro insieme all'aiuto di mia mamma. Ciao a tutti! Mamma, qual è il primo passo di tu? Mischiamo tutti gli ingredienti adesso, perché questo è facilissimo. Giusto, fai così, così, il secondo. Prima dobbiamo pelare. Dobbiamo sbucciare le mele. Per questo. C'è sempre bisogno dell'aiuto di un adulto. E non fatelo mai da soli, perché c'è anche il forno, il coltello e lo sbucciamele. Quindi fatevi sempre aiutare da un adulto per cucinare questo buonissimo piatto di mele. Allora, prima devi mettere un po' di zucchero qua. Lì. Zucchero piccano. Così. Posso fare così? Dobbiamo farlo. Fai tu un po'. Sì. E poi un po' di burro. Fai così. Un po' di burro. Un po' di burro di scuro. Bellissimo. Allora, quello strisciato di burro. Dobbiamo farla sciogliere e mettere al forno. Vuol dire che lo mettiamo in farlo sciogliere al forno. Giusto. Zucchero di canna insieme al burro. Guarda il forno. Allora, vado a prenderlo e metterlo al forno. Ciao ciao, a dopo. Ok, 1, 2, 3, uffi. Mamma, mi aiuti per favore? Adesso tu mescolo tutti i liquidi e tutte le cose. Ok, iniziamo con cosa più liquida di tutte. Questa posso iniziare, vero? Mettiamola dentro questa ciotola. Opla. Ops. A me invece è successo che quando lo spaccavo per la prima volta è caduto tutto per terra. Anche se faccio un errore, posso tirarlo giù. Ok, proviamoci. Mescoliamo tutto. Allora vediamo di mescolare latte, olio di girasole e uova. Le uova tutte attaccate.
mele freschissime, zucchero bianco. Mettiamole un pochino, tanto poi si mescola, quindi lo zucchero. Adesso mettiamo questa farina. Tutta quanta? Quello che rimane sale? Sale. Tre cucchiaini di lievito. Allora ragazzi, fate piano con questo, dovete sempre stare con un adulto, perché questo è veramente scottissima, appena uscita dal forno ed è pieno di zucchero di canna e burro. Rimettiamo il resto dello zucchero di canna di prima. Un altro po' di cannella, un po' qui, così, ai bordi, in questo modo. Poi mettiamo il burro, un pochino qui, un altro verso qui, un altro qui. Poi questo qui, un altro di questi qui. Ragazzi, mettiamo il resto delle mele a pezzi pezzi, così è più buono. Allora, un pezzo, due pezzi, tre pezzi, quattro pezzi. Quattro pezzi, una mela. Ops, le mele saltano a volte. Oh, un'altra mela che salta. Via. Così va benissimo. Adesso mettiamo l'impasto sopra le mele con la cannella e zucchero di canna e burro appena fuori dal forno. Ecco voi la torta appena uscita dal forno, adesso vediamo com'è fatta veramente. Così, uno, due, tre. Ah, mettiamo qua, qua, mettiamo qui, così, uno, due, tre. Via, tadan, la torta perfetta. Ecco qui. Torta di mela alla cannella. Tagliamo una parte. Così è la prima torta che taglio tutta la mia vita. Uno. E due. Arrolliamola. Mettiamola nel piattino. Sembra più un po' delizioso. Assaggiamo la torta che ho fatto io e con l'aiuto di mia mamma. Vediamo. No. Buona! Se volete provare la torta, commentate. Poi, don't forget to click like and subscribe for more videos of. Ciao Giuliana, al prossimo video. Ciao ciao!